Ciao a tutti! Intanto volevamo ringraziare i nostri primi 213 seguaci. Seconda setta. Iscritti. Oggi volevamo fare un video un po' diverso dal solito. Non sarà un video di viaggi, ma sarà un video di consigli. Di viaggio. Esatto. Sempre pensavo di... non so, di vestiti. No, a parte gli scherzi, volevamo trattare con voi quelle che sono, diciamo, le applicazioni che riteniamo più utili mentre si viaggia. Esatto. O comunque quelle che noi, diciamo, abbiamo utilizzato di più. Iniziamo da quella che secondo noi è l'app più necessaria in assoluto. Assolutamente. E questa app si chiama Flash. E che cos'è questa app? È un'app che ci permette di individuare i bagni pubblici che si trovano nella zona vicino a voi. E è utilissima per chi come noi ha la vescica debole, come lei, se no rischiate di farvela addosso, come ci è mancato poco a Hyde Park. Vicino. Siamo arrivati lì proprio per cercare un bagno pubblico ed erano chiusi, li avevano appena puliti, quindi niente. È partita una fuga verso il pub più vicino, che comunque era tipo a 5 minuti di autobus. Ma ce l'abbiamo fatta lo stesso. Ce l'abbiamo fatta, siamo ancora qui, non siamo stati arrestati. La seconda app di cui volevamo parlarvi si chiama Valuta e vi permette di convertire velocemente l'euro con quella che è la valuta del luogo, in modo da capire più o meno quanto state spendendo. Ed è utilissimo perché, soprattutto per le frane in matematica come noi, come lei, in che ha avuto, diciamo, qualche piccola difficoltà con i fiorini ungheresi, diciamo che fosse stato per lei avremmo fatto affari d'oro ovunque, ma invece non erano affari d'oro. Esatto. Comunque è un'app molto veloce, basta inserire la valuta, il prezzo che volete convertire e potete tranquillamente esplorare tra tutte quelle che sono le valute del mondo, quindi esatto. Velocissima, gratis e utilissima. Un'altra super app è TripAdvisor, noi la usiamo tantissimo per cercare i posti dove andare a mangiare, infatti grazie alle opinioni delle altre persone, non sempre affidabili, non sempre affidabili, saper scegliere. Esatto, a volte non fidatevi, cioè provatelo un po', se vi ispirano andateci lo stesso. E a noi è andata sempre benissimo perché abbiamo trovato posti anche non turistici dove abbiamo mangiato da Dio, dei piatti pazzeschi e anche spendendo molto poco a volte, vero? Sì, sì, soprattutto a Valencia. A Valencia ma anche a Lisbona. Anche a Lisbona. La quarta applicazione che ci sentiamo di consigliarvi è la famosissima Google Maps. Infatti questa applicazione ci ha salvato più volte le chiappe, perché quando ci siamo persi, diciamo, un po' nelle zone un po' secondarie delle varie città, ci ha sempre permesso di ritornare, diciamo, in posti conosciuti. Esatto. Se ancora non lo sapete, c'è la possibilità di scaricarvi le mappe prima di partire per il viaggio, in modo da utilizzarle offline mentre siete in giro per la città senza consumare i vostri dati. Altra app molto utile è Google Translate, ovvero il traduttore, che vi permette appunto di tradurre la lingua del posto in cui vi trovate, ed è utile anche se ve la cavate con l'inglese ma magari non vi vengono al momento quelle parole lì che vi servono, come succede spesso a me che, presa dall'ansia, non riesco a dire le cose. Una particolarità di questa applicazione è la possibilità di inquadrare una qualsiasi scritta, come per esempio, non so, le scritte del menu di un ristorante, sì. Esatto, per averne la traduzione istantanea, così sapete che cosa state per ordinare. Un'altra applicazione particolarmente importante è City Mapper. Questa applicazione vi permette, una volta inserito il luogo di partenza e il luogo di arrivo, di ottenere tutte quante le informazioni necessarie per arrivare al vostro punto di destinazione. E quindi sui mezzi di trasporto. Sì. In particolare da tutte le informazioni su quelli che sono i mezzi di trasporto da prendere, quindi per esempio mettiamo il caso che siate a Londra, vi dice prendi la tube da qui a qui, quando esci prendi il tram o l'autobus numero 8 e in 5 minuti arriverai al punto che hai scelto. In più ha una sorta, diciamo, di navigatore che vi fa vedere dall'alto quello che è il percorso che dovete seguire, quindi questa è veramente utilissima e vi dà anche le informazioni sul costo più o meno che dovrete affrontare
per questo spostamento. Infine, l'ultima applicazione che ci sentiamo di consigliarvi è Minube. O Minube, non ho idea di come si pronunci. In ogni caso, questa applicazione è composta, diciamo, è una sorta di community di viaggiatori e vi permette di ottenere delle informazioni. Una volta inserito il nome della città che volete visitare, vi permette di ottenere una serie di informazioni, tra quelli che sono i luoghi da visitare, con una piccola descrizione per ogni luogo, quindi molto utile, ma soprattutto anche luoghi dove mangiare, cosa che a me interessa tantissimo prima di tutto, e luoghi dove dormire. Questa applicazione vi consente di utilizzare degli itinerari preconfezionati oppure di crearne uno su misura per voi. Inoltre vi permette di condividere la vostra esperienza vissuta nella città che avete appena visitato con tutte le altre persone che magari non ci sono ancora state. Quindi consigliatissima. Queste erano le app che noi utilizziamo e che secondo noi sono le più utili quando andate in viaggio. Se per caso ce ne sono altre che noi non abbiamo citato, mi raccomando, non esitate a scrivercelo. Come al solito, se questo video vi è piaciuto, mi raccomando, fatecelo sapere con un commento qui sotto, lasciateci un like, iscrivetevi, condividete e azionate la campanella. Al prossimo video, ciao!